Questa sera, su questo mistero del Santo Rosario, il secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù al cielo. Questo mistero ci richiama a quello che è la nostra patria definitiva e la virtù che ci chiama la speranza. L'ascensione di Gesù al cielo ci spinge a desiderare l'eternità. E il motore che ci spinge a fare atti eroici, ci spinge praticamente a vivere la carità. La virtù della fede, dice San Paolo, il principio della giustificazione. Con la fede, ecco, veniamo giustificati, cioè riceviamo la grazia santificante per mezzo del battesimo, il dono della fede, ma la virtù della speranza ci spinge ad agire per il regno dei cieli, spinge opere di carità, perché in vista proprio del paradiso. Poi vedremo alcuni testi anche della Sacra Scrittura, dove guardando il cielo, anche lo stesso Santo Stefano, come la mamma dei figli Maccabei, molti santi, guardando il cielo, che la nostra patria definitiva, l'anima, è spinta a fare atti eroici, a rinunciare tutto per il Signore. Ecco, quindi questo mistero dell'ascensione ci richiama proprio a quello che è la nostra patria definitiva. Ave Maria. Offriamo questo primo sabato del mese e con tutte le nostre preghiere a te, cara Madre, al tuo cuore immacolato, secondo le desiderate intenzioni, soprattutto secondo le tue intenzioni, per la gloria del tuo unico Figlio Gesù e della Santissima Trinità. Offriamo a te le nostre preghiere perché tu ne disponga secondo la tua volontà, in riparazione per le offese e bestemmie proferite contro il tuo cuore immacolato,
bestemmi contro l'Immacolata Concezione, contro la tua verginità, contro la maternità divina, rifiutando al tempo stesso di accettarti come madre degli uomini, offese di coloro che cercano pubblicamente di infondere nel cuore dei bambini l'indifferenza, il disprezzo e perfino l'odio contro questa immacolata madre, di coloro che ti oltraggiano direttamente nelle tue sante immagini. Amen. Lodate e ringraziate in ogni momento. Se lodato e ringraziati in ogni momento. Se lodato e ringraziati in ogni momento. Dolce cuore del mio Gesù. Dolce cuore di Maria. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non vi amano. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo.
e domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amo. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presenti in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, nato in Maria, vi conviene la conversione nei poveri peccatori. Misteri della gioia. Deus in adore me intende. Gloria al Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel primo mistero della gioia si contempla l'Annunciazione. La Vergine accolse con grande umiltà l'annuncio che Madre del Verbo sarà. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Padre nostro, qui sinceri, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fia voluntas tua, sicut in cielo e in terra. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria al Padre, Figlio e Spirito Santo. O Gesù, dimite nobis de vita nostra, libera nos dal inferno, del cielo, omnes animas,
presente in nostro mondo. Misericordia. Laudetur e adoretur in eternum. Nel secondo mistero della gioia si contempla la visita di Maria a sua congina Santa Elisabetta. Allora in gran fretta Maria partì, l'anziana cugina la vide gioì. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Pane nostro quotidiano nobis hodie, e dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, e ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Laudetur e adoretur in eternum. Nel terzo mistero della gioia si contempla la nascita di Gesù nella poverissima grotta di Betlemme. Si udirono i canti nel cielo lassù, in povera grotta nasceva Gesù.
Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Pater noster, qui sin cieli, santificetur nomen tu. Advenia regnum tu, fia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, medicta tui mulieribus, medictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, medicta tui mulieribus, medictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, medicta tui mulieribus, medictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, medicta tui mulieribus, medictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. O Gesù, dimite nos. Laudetur et adoretur in aeternum. Nel quarto mistero della gioia si contempla la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione di Maria Santissima. Al Tempio Maria il bimbo portò un vecchio profeta e lui esultò. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Padre nostro quotidiano non vi sodi e dimite non vis debita nostra, sicure non si dimitibus debitoribus nostris, e ne non si inducas in tentazione, sed libera nostra malo. Amen.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen. Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Gesù, dimitte nobis debita nostra, et ven nos ad inferno. Laudetur e adoretur in eternum. Nel quinto mistero della gioia si contempla il ritrovamento Gesù al Tempio e fra i dottori della legge. Tre giorni rimase Gesù fra i dottori, gran pena la madre provò nel suo cuor. Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria. Padre nostro, qui sei in cieli, santificato il tuo nome in tu. Advenia regno tu, fia volontà sua, sicut in cielo et in terra. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in ora mortis nostre. Amen.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesus. Gloria Patri, Figlio e Spirito Santo. O Gesù, dimite nobis, nebita nostra, libera nostri indivis nefeli, degli miscero donde sanima, presente illa fermaci indice, misericordia tua, laudetur e adoretur in eternum. Salve Regina, Mater misericordie, vita dulcedo e spes nostra salve. A te clamamus, exsule filii Eve, a te sospiramus gementes efflentes in lacrimarum valle, e erga avvocata nostra, los tuos misericordes oculos a nos converte. E Jesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens o pia, o dulcis Virgo Maria. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe audinos, Christe exaudinos, Pater de celus Deus, Filio Redentor Mundi Deus, Spiritus Sancte Deus, Santa Trinitas Unus Deus, Santa Maria, Santa Dei Genitrix, Santa Virgo Virginum, Mater Christi, Mater Ecclesiae, Mater Divine Grazie, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Amabilis, Virgo Fidelis, Speculum Justitiae, Sede Sapientiae, Causa Nostra Laetitiae, Base Spirituale, Base Onorabile, Vas in signo devotionis, Rosa mistica, Turis Davidica, Turis Eburnea, Domus Aurea, Federis Arca, Iano Acceli, Stella Matutina, Salus Infirmorum, Refugium Peccatorum,
consa rix afflictorum. Mater amabilis, mater boni consigli, mater creatoris, mater salvatoris, mater misericordie, Virgo prudentissima, Virgo veneranda, Virgo predicanda, Virgo potens, Virgo clemens, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Profetarum, Regina Apostolorum, Regina Martirum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Labe Originaria Concepta, Regina in Cerum Assunta, Regina Sacratissimi Rosari, Regina Famiglie, Regina Pacis, Regina Missionum, Regina Ordinis Minorum, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Agnus Dei qui tolis peccata mundi, Ordi nos Domini. Agnus Dei qui tolis peccata mundi, ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Oremus, Deus, cui unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam nobis salutis in aeterne premia comparabit, concede quaesumus, ut ec mysteria sacratissima beata Maria, Virginis Rosarii colentes, illimiterum continet et quod promitut esse quemur, venunt in Christum Dominum nostrum. Siano lodati Gesù e Maria. Diciamo all'introduzione che la meditazione di questa sera sul secondo mistero del Santo Rosario, misteri della gloria, l'ascensione del Signore. E il mistero, dicevamo, che ci dà la speranza dell'eternità, perché la nostra mente deve essere sempre protesa verso il cielo, come ci insegna San Paolo, che scrive alla comunità San Paolo Apostolo ai Colossesi, Colosse. Raccomando soprattutto i cristiani di avere sempre, pensare sempre alle cose di lassù, dove si trova Cristo. Cercate le cose di lassù, scrive San Paolo nel capitolo 3. Gustate le cose di lassù, non quelle della terra. Se davvero gustassimo di più in alto, guardassimo di più in alto, quante speranze e consolazioni ci donerebbe Dio, a differenza degli uomini e del mondo. E ricorda qui l'episodio molto bello dell'episodio del libro dei Maccabei, ricordiamo tutti il secondo libro dei Maccabei, l'episodio di questa donna che ha visto in un solo giorno vedere i suoi 7 figli. È un periodo molto difficile nel libro dei Maccabei, siamo circa 140 anni prima di Cristo, quando i greci invadono la Terra Santa e costringono agli ebrei a sacrificare idoli alle divinità pagane e mangiare anche carne che era proibita degli ebrei, soprattutto carne suina. Sono questi due episodi, sia questo Eleazar, questo uomo di 90 anni, quale preferisce la morte e non trasgredire la legge di Dio, e adesso l'episodio di questa donna santa che in un solo giorno vede morire 7 figli pur di rispettare la legge di Dio. E qual è la forza che ha dato a questa donna ad accettare questo grande sacrificio come la Madonna? Perché la Madonna ha sofferto tanto, accettato tanto questo sacrificio. E questa donna dice così, raccomanda ai figli che vede morire uno dopo l'altro, alla fine viene uccisa anche lei. Dice così la donna: figlio mio, guarda il cielo. E secondo il libro dei Maccabei, capitolo 7, guarda il cielo. La virtù della speranza, della ricompensa. Diciamo che la virtù della fede, dice San Paolo,
nella sua lettera, nella lettera ai Romani, è il principio della giustificazione, cioè la fede. Per la fede noi viviamo giusti, cioè santificati, però non basta soltanto la fede per salvarci, perché dice anche San Paolo, anche i demoni credono, ma tremano. La virtù della speranza, guardare il cielo, dove la nostra ricompensa, dove la nostra abitazione sarà la nostra abitazione, ci dà la forza per realizzare quelle opere di carità. Quindi è il motore che ci dà la forza per combattere e di andare avanti. Infatti uno dei peccati contro lo Spirito Santo è proprio la disperazione, mancanza di speranza. Sono due peccati contro lo Spirito Santo, la disperazione oppure, quell'altro peccato molto diffuso oggigiorno, è quello di la presunzione di salvarsi senza merito, sempre contro questa virtù, perché sono tante persone che invece pretendono di salvarsi, dice Sant'Alfonso, apparecchia la morte, si lamentava spesso contro quelle persone che diceva basta credere in Dio che mi salvo, e diceva proprio sono uno stolto. E dice San Paolo, manda più all'inferno la misericordia di Dio che la giustizia, perché molti in nome della misericordia continuano a peccare, perché la morte che lui scrive quest'opera, soprattutto per i religiosi, perché molti in nome della misericordia continuano a peccare, non ti salvi soltanto con la fede, con le parole, come dice Gesù nel Vangelo, non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. E la virtù della speranza è quella virtù, è quella forza interiore che ci spinge a commettere, a fare atti, allontanare tutti quegli atti che offendono Dio, a fare atti di carità che ci fanno acquistare meriti davanti a Dio. E soprattutto si racconta anche l'episodio molto bello negli atti del martirio di San Timoteo, anche l'episodio di Santo Stefano. Negli atti del martirio di San Timoteo così si è scritto: apparvero gli angeli. Ecco, lei così dicevano a San Timoteo, udì gli angeli che gli diceva, alza il capo e pensa al cielo e ti che ti attende, alza la testa, alza gli occhi al cielo, pensa al cielo che ti attende. Così anche noi, quando magari siamo presi dallo scoraggiamento, dalla disperazione, non sappiamo cosa fare, il Signore dice fermati, guardati attorno, alza gli occhi al cielo, questa non è la tua casa definitiva. Come diceva Padre Pio, la vita qua giù è soltanto una prova, un esame, in questi esami ti stai giocando l'eternità. Guarda il cielo, qui siamo soltanto di passaggio. Purtroppo, specialmente, molti uomini non sanno più vivere orientandosi verso il cielo, vivono soltanto in orizzontale. È quello che si chiama filantropia. Tante persone si danno tante, fanno tante opere di carità, ma non per il cielo, per il Signore. Gesù ce lo ricorda nel Vangelo di San Matteo, quando tu fai le opere di carità, non sa per la tua sinistra, che è invidiosa la sinistra, simbolo del maligno, ciò che fa la tua destra. Altrimenti perdi ogni merito. Quando preghi, farlo nel nascondimento, nel silenzio, farlo nel nascondimento, dice Gesù, oppure quando fai l'elemosina, quando fai il digiuno, farlo nel nascondimento, non a cercare l'applauso della gente, perché già ricevuto la tua come quello che fanno i massoni, i miscredenti, fanno l'opera di carità per ricevere l'applauso, oppure per rubare i soldi come fa qualcuno ultimamente. Non è così, per noi cristiani tutto è orientato per l'eternità, per la massima gloria di Dio. Allontanare quello che è un peccato molto diffuso, è quello della vanagloria, ricevere l'applauso della gente, farsi sentire che siamo bravi, devoti, è perduto ogni merito. E fare le cose con purezza di cuore, dicono i santi. Il cuore puro significa quel cuore sincero, fare le cose non per noi, ma per il Signore, altrimenti perdiamo ogni merito. E allora questa è la virtù, praticamente questo secondo mistero ci invita quindi a guardare il cielo dove è la nostra patria definitiva. Il mistero dell'ascensione di Gesù, un mistero particolare, perché Gesù è sceso al cielo, per questo si dice ascensione, la Madonna invece è stata assunta in cielo, e qual è la differenza? E già nell'Antico Testamento ci sono episodi di assunzione. Ascensione perché Gesù è Dio, in virtù propria, per la sua divinità, in quanto Dio, sale in cielo, perché Dio. Invece i santi sono creature, anche la Madonna, che al quale dice il dogma dell'assunzione al termine della sua vita terrena, non specifica se è morto o se si è addormentata, dice Papa Pio XII, al termine della sua vita terrena fu assunta in cielo in anima e corpo, fu assunta, prelevata, portata su. E così anche nell'Antico Testamento ci sono tanti episodi. Perché tutto questo? Perché questa virtù della speranza ci fa guardare verso l'eternità. Siamo orientati all'eternità e anche i nostri corpi un giorno parteciperanno a questa eternità.
al termine della fine dei tempi, alla parusia, quando ci sarà il giudizio finale, i nostri stessi corpi che noi abbiamo lasciato su questa terra un giorno risusciteranno. Questa è la dottrina della Chiesa, la fede della risurrezione dei morti, non come dicono alcuni eretici, soprattutto gli induisti, che parlano della reincarnazione, eresia, contro la dottrina, contro il credo, lo diciamo. Sei un eretico, convertiti. Siamo la risurrezione dei corpi al termine della fine del mondo, quando ci sarà per il ritorno glorioso di Cristo, anche noi riprenderemo lo stesso corpo che avevamo su questa terra. E chi non ha avuto più, ormai il corpo si è distrutto, miracolosamente il Signore gli darà le stesse corpi. Ricordiamo l'episodio anche di Ezechiele, capitolo 36, se degli ossi inaridite che riprendono vita. Così il Signore. E quindi per questo noi dobbiamo conservare il nostro corpo già su questa terra. E lo dice San Paolo, lettera ai Corinzi, capitolo 3 o capitolo 6, dice: guardate che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, non sporcate il vostro corpo con il peccato, soprattutto con i peccati impuri, perché sono peccati che fanno fuggire lo Spirito Santo che è dentro di noi. E se tu distruggi lo Spirito Santo in te, Dio distruggerà te con l'inferno, con la punizione, dice San Paolo, lettera ai Corinzi. Perché descrive questo San Paolo? Perché a Corinto ci sono tanti peccati impuri, fornicazioni, sarebbe rapporti prematrimoniali, adulterio, impurità contro natura, cioè atti impuri di omosessualità che gridano vendetta al cospetto di Dio. Lo dice San Paolo, Romani 1,18 e successivo, e così altri altanti stessi della Sacra Scrittura. E quindi il nostro corpo, in virtù della speranza, ci fa credere che noi un giorno risusciteremo, riprenderemo questo nostro corpo. E ci sono questi episodi anche nell'Antico Testamento, tra la Madonna, che sappiamo perché dogma di fede è stata assunta in anima e corpo, la Madonna in cielo con l'anima e il corpo, lo stesso corpo e anima di questa terra. Ma anche nell'Antico Testamento ci sono degli episodi molto belli, soprattutto nella Genesi, nel capitolo 15, si parla di Enoch, che fu un uomo giusto, e ne parla anche il testo del Sirace, nel 44, capitolo 44 del Sirace. Anche Enoch, che fu un uomo giusto, gradito a Dio, fu assunto in cielo. E poi un altro episodio molto bello, anche quello del grande profeta Elia. Enoch, sappiamo che è stato il settimo patriarca, quindi siamo veramente tanti anni avanti Cristo, il settimo patriarca. Elia invece più o meno è vissuto 700 anni prima di Cristo, dopo il grande re Davide, un periodo di grande corruzione. Anche Elia fu assunto in cielo in questo carro di fuoco, fu portato in cielo con l'anima e il corpo. Episodio bellissimo nel libro dei re, nel secondo libro dei re, si parla di questo grande profeta che ha sofferto tanto per difendere i diritti di Dio. Elia in ebraico, Elia vuol dire Yahweh è Dio. Perché questo si chiamava così? Perché in quel periodo, come adesso sta succedendo, molta gente credono come se Dio non esistesse. Peccato è l'ateismo, che dicevano i filosofi, e peccato è l'impietà. Peccato gravissimo che conduce l'anima dritto all'inferno, quello dell'ateismo pratico e teorico diffuso oggigiorno. E lì è così, è dovuto combattere contro quella perfida di Gezabele e tanti altri re di Israele che non credevano in Dio, trasgredivano la legge di Dio o credevano in una religione fai da te, dice Papa San Giovanni Paolo II. Quindi anche lì fu assunto in cielo come Enoch, e dicono, secondo la tradizione cristiana, anche gli stessi ebrei credevano, in alcuni apocrifi degli ebrei ci parla addirittura dell'assunzione anche di Mosè, anticamente così credevano alcuni ebrei. Quindi quella fede dell'assunzione, poi oltre alla Madonna, per esempio con San Bernardino da Siena, si parla per esempio anche San Giuseppe, il famoso transito di San Giuseppe, che è stato assunto in cielo. Non è chiaramente il dogma di fede, ma nella tradizione si crede anche in questo, perché non è stato mai ritrovato il corpo di San Giuseppe, così tutti tanti, chissà quanti santi sono stati assunti in cielo che non conosciamo. Perché il nostro corpo partecipa già su questa terra di quella che è la gloria eterna, e per cui dobbiamo conservarlo corrotto, pulito, perché siamo tempio dello Spirito Santo. E quindi questa virtù, questo mistero dell'ascensione ci invita a guardare in cielo, dove quella è la nostra patria eterna e definitiva, e non perdere tempo su questa terra, perché ti stai giocando l'eternità, e non rimandare mai a domani quello che puoi fare adesso, dice l'imitazione di Cristo, perché non sai quello che, se per te ci sarà un domani, cioè nel senso, se la tua coscienza è sporca, la tua coscienza ti rimprovera di qualcosa che hai fatto, che non dovevi fare, vatti a confessare, chiedi perdono a Gesù, perché la misericordia è infinita fin quando siamo su questa terra. Poi nell'aldilà c'è solo giustizia, non si tornerà mai più. Allora che chiediamo veramente al Signore di alimentare e crescere in noi la virtù della speranza, non cadere nella disperazione, perché contro lo Spirito Santo, perché la misericordia è infinita, a condizione che
che tu sia veramente pentito. Allora, come dice il testo della Sapienza, Dio che si inchina di fronte all'umile, ma disprezza, allontana il superbo. Il superbo è colui che non riconosce la propria colpa, si giustifica di ogni suo difetto, di ogni suo peccato. Siano lodati Gesù e Maria. Atto di riparazione al cuore immacolato di Maria. Cuore immacolato di Maria, ecco a te dinanzi dei figli, i quali vogliono con il loro affetto riparare alle tante offese a te recate da molti, che essendo anch'essi figli tuoi osano insultarti. Noi ti chiediamo perdono per questi poveri peccatori accecati da ignoranza colpevole o dalla passione, come ti domandiamo perdono anche per le nostre mancanze e ingratitudini. E quale omaggio di riparazione noi crediamo nella tua eccessa dignità e altissimi privilegi, anche per quelli che non credono. Ti ringraziamo dei tuoi innumerevoli benefici per quelli pure che non li riconoscono. Confidiamo in te e ti preghiamo anche per quelli che non ti amano, che non hanno fiducia nella tua materna bontà, che a te non ricorrono. Volentieri accettiamo le sofferenze che il Signore vorrà mandarci e ti offriamo le nostre preghiere e i nostri sacrifici per la salvezza dei peccatori. Converti i tuoi figli prodighi e apri loro, quale sicuro rifugio, il tuo cuore, in modo che essi possano trasformare le antiche ingiure in tene benedizioni, indifferenza in perdita preghiera, l'odio in amore. Fa che non abbiamo noi da offendere Dio nostro Signore, già tanto offeso. Ottienici per i tuoi meriti la grazia di conservarci sempre fedeli a questo spirito di riparazione e di imitare il tuo cuore nella purezza della coscienza, nell'umiltà e mansuetudine, nella carità verso Dio e il prossimo. Cuore immacolato di Maria, a te lode, onore e benedizione. Prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dolce cuore di Maria, sia la salvezza e l'anima mia. Sei lodato e ringraziato in ogni momento. Sei lodato e ringraziato in ogni momento. Sei lodato e ringraziato in ogni momento. Dolce cuore del mio Gesù,
Dolce cuore di Maria, visita Gesù sacramentato. Stabilisci la terra su salde basi, creandola perché non vacillasse, e fin da allora fu preparato a te, o Gesù, il trono, o mio Dio. Terra virginale nella quale nascesti, Maria Santissima, stabile sull'incrollabile base della tua grazia e della tua santità, e trono tuo sono le sue braccia materne che ti sostengono e ti mostrano al Santo Magi. Il fulgore del trono mostra sublime maestà del Re, che si è assiso il fulgore della santità virginale di Maria, mostrò ai santi pellegrini quando grande era col frutto benedetto che essa portava. O Maria, o trono ammirabile del Re di amore, sei sempre tu che lo manifesti e lo doni nel cielo delle anime, sei sempre tu la stella luminosa che guida il Redentore. Mostrami, Gesù, Vergine Santa, donami, Gesù, Vergine pura, uniscimi a Gesù come parte del suo corpo mistico e mamma mia suavissima. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei presente nel Santissimo Sacramento, che amo sopra ogni cosa e desidero nell'anima mia, poiché ora non posso dire. Come è già avvenuto, io ti abbraccio in tutto. Visita a Maria Santissima. Maria, dove futura vittima rivestì un corpo mortale, tu, Vergine Immacolata, hai dato per noi l'autore della nostra salvezza, che ci ha riscattati con il suo sangue e ha sofferto le pene e la croce. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria Santissima, Madre del Santissimo Sacramento, sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Dolce cuore del mio Gesù. Dolce cuore di Maria. See.
celo presidis nuis. Oremus, Deus, qui nobis sus sacramento mirabile passionte memoriam reliquisti, donebe que sumus, ita nos corpe e sangue di tri sacra misteria venerari, ut redenso de tu frutti novius ensiamus, qui se regnas in saecula saeculorum. Amen. Dio sia benedetto, benedetto santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto la madre di Dio,
Maria Santissima, benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto è Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Christus vinci, Christus regna, Christus, Christus impera. Laudate Dominum omnes gentes, confirmata est super nos misericordia eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Christus vinci, Christus regna, Christus, Christus imperat. Atto di consacrazione al cuore immacolato. O Maria, carissima Madre, volgi il tuo sguardo su di me. Io desidero vivere il mio battesimo con una vita profondamente cristiana per essere un fedele testimone del Vangelo, alla crescente della mia debolezza e della mia incapacità e delle tentazioni che incontrerò sul mio cammino, e per questo io mi consacro totalmente a te come docile strumento del tuo amore, perché la tua mano mi guidi, mi sostenga e renda fruttuosa ogni mia azione, ogni mia preghiera e sofferenza. O cuore immacolato di Maria, accogli l'offerta del mio cuore, ascolta la mia voce che ti esprime tutto il mio amore, e si sente la regina della mia vita, della mia famiglia e dell'intera umanità. Difendi Maria, conserva il cuore di tuo Gesù, Gesù. Scrivi il mio nome nel tuo cuore e sii sempre la mia Madre Celeste. In questo giorno, per tutta la vita e per l'eternità. Cuore immacolato di Maria, io mi consacro a te. Canto pagina 401. O Vergine del Rosario di Fatima, Signora, Regina sei del mondo, di pace nuova aurora. O Vergine del Rosario di Fatima, Signora, dal tuo santuario partirio de quell'ora. Ancora una preghiera vo lasciarti, o Madre mia. Vive sempre nell'alma il mio grido immortal. O Fatima, anch'io
peccatore, io m'allontano Vergine e il grido del dolore. Accogli, Madre buona, il voto del mio cuore. Ancora una preghiera. Adoriamo Santissimo Signore nostro Gesù Cristo. Questo monte ti benediciamo, che per permesso della tua compieta. Signore, apri le mie labbra.